Io che vado a cacciare la figa. Io che vado a non farlo. Adesso tu dovrai prendere il telefono e mandare un audio a dei Marin dicendo che... Non è giusto però. Facciamo così. A 5000 like mi alleno e ti sfido. Ti risfido. Ti faccio un plot twist a questa sfida. Ragazzi, in questo video ci sarà una sfida epica, perché io conosco Luca da una vita, ma non l'ho quasi mai sfidato nella 1v1. O forse sì, l'ho sfidato, ma proprio quando hanno aggiunto Parco Giochi per la prima volta, o no? Cioè, quella è l'ultima volta sì. Che io e te ci siamo sfidati. Minimo season 4. Ma infatti, ma tantissimo tempo fa. Quindi proprio per questa occasione io direi di fare così. Ognuno si mette la skin preferita, ok? Io adesso schiocco le dita e quando la rischiocco avremo tutti il nostro set preferito. Che ci rappresenterà al 100% in questa sfida epica. E soprattutto ricordati che chi vincerà, vincerà una cosa strepitosa mai vista prima. Attenzione, va bene. Sì, bisogna dare un twist a questa sfida. Quindi schiocco le dita. Allora, sei pronto? Sono nato pronto. Il cavaliere nero era palese che fosse la tua skin preferita. L'unico che la usa ancora nel 2019, quasi 2020. Esatto, il più forte cavaliere nero sulla scena. Ma dove? Dai, adesso siediti e fai bravo che dobbiamo aspettare che si carichi la... Oh là, io che vado a cacciare la figa. Io che vado a non farlo. Allora, sei pronto? 60 minuti. Guarda che dobbiamo arrivare a 10 per vincere il premio segreto di questa che vincerò sfida. Tranquillamente. Mamma già, mia. Vincerei un bel headshot da 66, che dici? Basta, ogni volta tu con queste tecnichette da scaricatore di porto. Boom! Mi hai fatto malino, devo ammetterlo. Anche tu, devo ammetterlo. Ma non come vuole editare in fretta. No! Ma what? Attenzione! Duro allenamento dalla season 4. Era ora. Mi fai paura lì sotto. Sei pericoloso. Ci sta. E questo è l'obiettivo. Oh mamma mia! No! Tua. No! Questo no, era cavolo. Tutto dato al caso. Vabbè. 1-1 intanto però, Si sta scaldando l'aria qui anche se è Natale. Guarda che non entri nel team di questo passo, eh. Tu vuoi entrare nel team PFI? Io passo il provino e divento il team leader. Altro che. il team leader, quindi paghi tu i giocatori? Bene, scherzavo. Guarda un Mongrel Classic, te lo dedico, Cosa significa Mongrel Classic? Come? Questo, attenzione, guarda come scappa il conigliettino. No, sicura il conigliettino, è parte del gioco, è parte integrante delle meccaniche basilari del gioco. Che ci fai lì? 166! Ma che cavolo! È grazie a Fortnite Premium, sapevo che dovevo comprare quello. Sì. Fortnite Premium. Dove sei? Oh, che ci fai già sopra? Oi. Facciamo... Dai, siamo amici. Facciamo pace. No! No, tu sei pazzo. Tu sei niente un pazzo. Niente storie, curioso. Siamo amici fino a quando tu mi dici andiamo a comandare, fai il balletto con le spalle. Mamma mia, fai un po' pressione tu quando inizi a sparare, No! Dai! Non avevo colpi! Avevo mezzo HP proprio. Lo so, infatti. Ehi, tu, portati a casa le skin rarissime come Glow, Honor, Wonder, Minty e tante altre. Bundle esclusivi, rarissime che renderanno il tuo armadietto strararo e strafigo rispetto a quello dei tuoi compagni che non le avranno. Fornite da me in persona. Andate nel primo link in descrizione, ci sono un sacco di feedback. Sei sicuramente migliorato rispetto al passato. Guarda, se me lo dici dopo che mi hai appena fatto un bel colpo di R. Beccati sto gnagna classic. Sulla mira possono passare 94 season, ma quella lì mi spiace. Ma me lo dicono tutti, sai. No, ti ho fatto anche un Master User. Hai una L sulla fronte? Sei un loser, bro. L sull'onore. Sei un fenomeno. 120, attenzione. Non editare che ti vedo.
Dai, ma che cazzo? Ma che caspita, no, però, ma sei proprio un sbiribimbirimbi. Come osi, oh? Sei proprio uno sbiribimbirimbi. È normale che poi Mary non si metta con te. Queste cose fanno ancora male. È troppo presto. Non sono ancora pronto. Ma... No, vabbè, dai. Ti è rimasto uno di vita, no! Oh! Ma hai visto come ti ho fregato? Che tu avevi editato io... Pong! Oh, ma tu con la R sei proprio un tornado! No, non è un tornado, si chiama Gnagna Classica. Te lo insegno, guarda. No, ehi! No, dai, vabbè, non è possibile. Cacchio! Beh, no! Questa musica moldava! 4 pari. Attenzione, c'è ancora spazio di recupero. No, non c'è proprio spazio per niente, è sempre dentro. Vecchio, era la vita che non c'è. Ah, ti ho detto che si arriva a 10, sì? Io sono a 4. Sì, anche io. E allora gli sei... più belli arrivano nei momenti meno aspettati. Oh, non mi ero neanche accorto che era tuo. Dai, ma che miro! Che miro io. Esatto. Non ci credo, ho sparato per sbaglio. E l'hai anche beccata? No, mai, vabbè, eri lì proprio col gendarmerino. Ero proprio mirato talmente in mira che il mirino mi si appoggiava all'occhio del cavaliere nero. Aiuto, sto morendo. Chissà che fosse ora. Guarda lo squaletto. No, ecco, non so editare. Ma scherziamo, amico mio. Che ho fatto, sono entrato proprio dentro. No, voi. Questo non era previsto, però. Ma che... Oh, questo sì che era previsto, lo sapevi proprio. No, non scherziamo, cacchio! Aspetta che mi siedo e ammiro la tua sconfitta. Siamo 5 pari, ho ancora tempo. Edita! No! Adesso, adesso parlerò come un giocatore super esperto, anche se in realtà non so un cazzo. Fai un po' di movement. No. Oh, ma giochi con del brain tu? Ma bro, io come sei messo ti faccio un Liliuk. Ti faccio un Liliuk. Un Liliuk. Un Liliuk classic. Ma tu sei un giocatore che gioca più di edit, di build oppure di brain? Bro, io sono un edit master. Però tua madre, anche lei è un edit classic. Oh, questa l'ho sentita, Anche secondo me. Aspetta, che se vuoi te la faccio anche più forte, che la senti meglio. Ma la safe mi mette ansia, senti che rumore che fa. No! Non sapevo fosse tuo! E invece porca! Lo è stato! Sei paria, però siamo equilibrati, attenzione. Vabbè. Tu hai giusto quel slide lì di vantaggio che ti faccio avere, così ti senti forte ancora come una volta. Che eri scarso anche al tempo. Però con gli edit sono migliorato, cavoli, c'è da dire questa cosa. Con la mira io. A forza di editare i video ne fai uno al giorno, è normale. È tutto grazie a YouTube. Non ci credo. Ma io chiamo la polizia. Io sono il capo della polizia. No! Non mi hai visto. Sai che ti avevo visto? Sai che ti avevo visto? Sì. Hai solo messo il colpo prima. Ti giuro che ho il batticuore fino in gola. Siamo a 7. Vecchio, è la sfida del secolo questa. Ma perché ogni volta che do una hit me la dai più forte? Aia, che male. Te la restituisco con gli interessi. Mamma mia, mi stavi per prendere in bocca! In bocca? Ah, smetti. No! Mai mettersi su... Non avevo più materiali! No, non è possibile qui. Non è possibile. Questa la vincerò, ti giuro, tutta ballando. Oh. No! No, dai, stavo per sparare! Ho visto un video dove tipo c'è lui che perde e poi si sente 9-8 il match point, quindi no. Ok, no non devo fare questi errori. No, non ho più materiali, cacchio. No, dai. Oh sì, 10 sono arrivato, 10!
Facci silenzio! Adesso, per pagare la tua perdita, dovrai pagare penitenza. Cioè, io devo vincere una cosa, capito? Oh, cavoli, cosa? Devi fare una penitenza. Adesso tu dovrai prendere il telefono e mandare un audio a dei Merin dicendo che io sono più forte. Eh sì. Cavolo! Devi farlo, però. E ringrazia che non ho detto storia Instagram. Devi fare un audio a lei. Dobbiamo sentirlo tutti, però. Ok. Vogliamo anche lo screenshot poi, da mettere a schermo. Dai, ciao. Volevo avvisarti che ho perso una sfida. Perché sei scarso. Octi è più forte di me e è più fortunato. Ciao. Non è giusto, però. Facciamo così: a 5000 like mi alleno e ti sfido. Ti risfido. 5000 like? Va bene, va bene. Vediamo. Ti faccio un plot twist a questa sfida. Vai, dimmi. Bisogna trovarsi un compagno e fare una box fight 2v2. Hai già perso. Lo dici tu? Lo dici tu? Quindi accetti la sfida? E come? Se la accetto. 5000 like e andremo a vedere.